Mauro, anche questo Appennino è andato, c'era novità di questa arriva a Chiavari, si poteva forse anche vincere se non ci fosse stato un Fyrsanov che andava così forte. Con il sei qui ma la storia è facile, però no, oggi Fyrsanov ha avuto una marcia in più, quindi non ho grossi rammarichi. È stato il più forte, è partito in un momento dove ci eravamo presi un po' a scatti in faccia, lui è partito proprio davanti a me. E a quel punto dovevo sparare una cartuccia troppo grande e ho detto manca ancora tanto l'arrivo, lo lascio andare. E a quel punto ero convinto che lo potessimo riagganciare sul finale, invece sull'ultimo strappo, quando ho visto il distacco, ho detto basta, non si riprende più. E ho provato un po' ad allungare, sai, non si sa mai quello che succede, giusto anche per scremare il gruppetto dove eravamo noi, però non è stato sufficiente, è arrivato, quindi complimenti a lui. E poi per quanto riguarda la volata, meglio terzo che secondo. Senti, tu che hai fatto anche gli altri Appennini, quest'anno dicevamo un percorso completamente cambiato con la bocchetta fatta al contrario in discesa che ha provocato un'ecatombe di cadute. Sì, beh, diciamo che non è tanto per la discesa, erano un po' le condizioni, sai, strada un po' bagnata, un po' sì, un po' no, quel viscido che sono le. Sì, nella prima parte c'era anche parecchia nebbia, quindi il problema, diciamo, è stato quello. E sono le situazioni più insidiose, quando la strada non è proprio del tutto, quando non piove è proprio forte. Peccato, mi dispiace spero che insomma siano state cadute non troppo pesanti. Sono state veramente tante, ma penso che non sia colpa del percorso, colpa del meteo, anzi, se devo essere sincero, questo percorso è bellissimo, molto, se posso dire la mia, migliore di quello degli altri anni, perché gli altri anni, fatta la bocchetta, poi c'era un sacco di, a parte qualche altra mezza salita, poi ci si raggruppava un po' tutti, invece quest'anno è un percorso che ci voleva veramente le gambe per rimanere davanti e a me è piaciuto parecchio. Tenendo l'arrivo così, questo percorso con la bocchetta fatta nel senso giusto, tra virgolette, potrebbe essere la soluzione vincente per questa pendenza. Sì, verrebbe ancora più impegnativa, rischierebbe magari di portare via un gruppetto subito. Io sinceramente lo preferisco così, però insomma si può anche provare l'altra variante. Finito questo Appennino, adesso c'è il Giro del Trentino, per te l'onore di vestire la maglia azzurra. Sì, sarò al Giro Trentino con la nazionale, una bella opportunità, cercherò sicuramente, vabbè, il 110, quello si dà sempre. Ci sono un paio di tappe che potrebbero essere adatte, speriamo che magari lì ritorni indietro qualcosa. Tipo quella che si arriva in Austria? Sì, ma anche l'ultima ho visto che è impegnativa, però se fossi al 100%, siccome non essendoci l'arrivo in salita e le salite non sono proprio esageratamente lunghe, potrebbe anche essere adatta a me. Vediamo, poi ho guardato un po' così velocemente le cartine, e dopo bisognerà vedere come vengono interpretate anche le tappe. Lì ci sono molti scalatori e per me è un po' il limite, forse un po' troppo spostata verso gli scalatori, ma non si sa mai, insomma, c'è qualche possibilità di far bene. Grazie.